L'inglese oltre la scuola, non solo per gli studenti ma anche per le imprese. Abbiamo visitato una delle realtà formative più importanti del Magentino, la Jennifer Lowe English School, sempre più punto di riferimento per il territorio. La fondatrice da cui la scuola prende il nome ci ha raccontato la storia della scuola e le prospettive future in un territorio che guarda sempre più a progetti di internazionalizzazione. Sono Jennifer Lowe, titolare dell'omonima scuola di inglese. Offriamo corsi per tutte le esigenze formative della lingua inglese, appunto, quindi possono essere corsi per bambini, per ragazzi, adulti, aziende, oppure andiamo anche nelle scuole a preparare ragazzi per le varie certificazioni Cambridge. I corsi possono essere presso la nostra scuola, presso le scuole, come dicevo un attimo fa, presso aziende, oppure anche online, quindi sia in presenza che online. Io sono di Corbetta. In effetti l'apertura a Corbetta non è una nuova apertura, perché eravamo già presenti con delle aule sia a Corbetta che a Santo Stefano Ticino, poi un po' per esigenza di spazio, perché il lavoro è cresciuto e quindi avevamo bisogno di spazi maggiori, ma forse soprattutto per l'emergenza Covid avevamo bisogno di distanziare maggiormente gli studenti e anche di una sala d'attesa che potesse contenere gli studenti senza assembramenti mentre attendevano appunto mentre attendono di iniziare il corso. Jennifer Lowe racconta il perché abbia scelto questo percorso anziché quello tradizionale da insegnante di inglese nelle scuole pubbliche. È stata un po' un'evoluzione naturale, nel senso che fin dai tempi del liceo e dell'università tutti mi chiedevano appunto di spiegare magari qualche costruzione, qualche traduzione. Poi mi hanno offerto di insegnare per dei corsi serali, era un'associazione che organizzava corsi serali a Buscate e a Magenta, erano corsi serali per adulti, quindi un pubblico molto, diciamo, eterogeneo di studenti, e l'ho fatto per un po' di anni durante gli studi. Poi non so per quale motivo, non ricordo per quale motivo, avevano interrotto questi corsi e gli studenti mi hanno contattato per proseguire, perché avevano interesse a proseguire, quindi da lì insomma c'è stata un'evoluzione, sono cresciuta sempre di più da uno studio professionale di una sola persona fino alla realtà di oggi con 8-9 collaboratori. La tendenza che la fondatrice vede è il fatto che oggi anche le piccole e medie imprese sentano sempre di più la necessità di avere personale in grado di maneggiare a pieno la lingua inglese. Abbiamo corsi aziendali di vario genere, nel senso che possono essere corsi individuali o piccoli gruppi, e devo dire che negli ultimi anni è cambiata un po', diciamo, la tendenza. Adesso le piccole aziende, aziende medio piccole, si rendono conto dell'importanza di utilizzare la lingua inglese, un po' perché è cambiato il lavoro e non ci si rivolge solo a un mercato locale, ma anche le aziende del territorio locale, insomma Corbetta, Abbiategrasso, Magenta, si rivolgono sempre di più anche all'esterno, e quindi l'inglese diventa una necessità, non solo perché magari si deve parlare con aziende inglesi, ma proprio perché è una lingua franca che viene utilizzata nel mondo del lavoro, ma anche solo per fare ricerche su internet, per ordinare della merce su internet, perlomeno una minima conoscenza, anche solo passiva, è richiesta.